dirmi un po' di cose. Velocemente, Serap ci dice: ho una domanda per la stampa. Kang o Kang, che dir si voglia, è canonico nel multiverso? Io direi, andiamo a cercare su Wikipedia. Cosa? Wikipedia. È un super criminale che interagisce prevalentemente con i Vendicatori, sebbene abbia molti legami con i Fantastici 4. Ha una minchia lunghissima, in passato ha giocato come primo ministro nel Palermo. Che cazzo? Non ti aspettavi? Sei stato tu? L'hai fatto tu? No, l'ho trovato! L'ho trovato mio fratello, era nella descrizione di Wikipedia, adesso non c'è. Matteo! Matteo l'ha trovato! Cioè, io mi immagino... Matteo che sta cercando tranquillamente, fammi vedere, non mi ricordo sta cosa di Kang, apri un attimino Wikipedia, è una minchia come... signor Wikipedia, oh, ma perché, ma si fermi Wikipedia, si calmi. Senti, è il momento finalmente, lo sapevo che anche con questo tema, vedendo Jonathan Major uno non è che si fa, però il terzino allora. Sinistro del Palermo non... Vado di introduzione. Dovrebbe essere Balzaretti. Era ai tempi il terzino sinistro del Palermo. Era lui. Sì. Che cosa? Allora. Non ho capito niente. No, niente, parlavo quasi da solo. La Marvel si sta cagando in mano. Quasi, è vero, cioè si sentiva un po' all'esterno, però era principalmente rispetto. Forse è un conquistatore. Allora, la Marvel si sta cagando in mano. Questa cosa di puntare sulla qualità mi puzza di bruciato. Sono anni che fanno i cattivi con lo stampino. Adesso spiego un po' quello che è successo. Non è che si sta cagando in mano. Ho preso il commento di io sono Derelex per la Marvel non ha motivo di cagarsi in mano mai. Marvel, i soldi che fanno sono continua a fare tanti soldi. Ant-Man and the Wasp quantomeno, nonostante le recensioni molto basse, comunque. Porco Giuda, ho visto c'ha... Sale, si sta soffiando il naso. Ho visto... L'aggregatore di recensioni mi viene in mente così. Rotten Tomatoes, tipo su Attacco. Cioè... Al 53% su Rotten Tomatoes, ma nonostante ciò le stime indicano quasi 300 milioni di debutto, quindi economicamente stanno andando bene. Dal punto di vista dell'accoglienza meno. Però essenzialmente c'è stato un grande problema, ovvero la vecchia gestione di Disney, che è quella capitanata da Bob Iger, ok, che comunque gestiva lo streaming, gestiva tutto quanto, era proprio il CEO supremo. Nell'epoca, diciamo, da quando è partita la fase 4, mi sembra lui si è insediato nel 2019, ok, lui ha chiesto un sempre maggior numero di serie televisive, un sempre maggior numero di prodotti, che è stata infatti l'epoca in cui Marvel, praticamente loro avevano un'uscita a settimana, a un certo punto ricordo, 2021 era un'uscita a settimana, giusto una settimana mi sa che è saltata, ok? Rimani in note tanto e senza spoiler perché non l'ho visto manco io, manco Sara e manco io, quindi rimani tranquillo, bello mio. Quindi essenzialmente Bob... Manco Ivan. Già mi sono confuso all'inizio, manco Ivan. Bob Chapek, che era il vecchio CEO, lui imponeva un grande numero di produzioni. Era il vecchio imponeva zio, di... lo zio. Il vecchio zio. Lui imponeva... Il vecchio di... Bob. Esatto, il vecchio Bob imponeva di avere sempre contenuti costanti su Disney Plus. Quindi inevitabilmente costringeva... Loro hanno due franchise di punta, che sono quelli che proprio gli portano abbonati, gli portano soldi, sì. Che sono Marvel Studios e Star Wars. Poi, chiaro, c'è anche la Pixar, ce n'hanno tanti, ma ovviamente l'MCU ha fatto tipo 20 miliardi di dollari, quindi ad oggi è il loro franchise di punta. Quindi ovviamente per crescere tanto su Disney Plus, per concorrere nella guerra dello streaming nel periodo in cui tutti si sbizzarrivano a fare produzione raffica, lui ha preso Kevin Feige, ha detto: Kevin, a me servono contenuti costanti tutto il tempo, tutti i giorni, a tutte le ore, dobbiamo bombardare le persone di contenuti perché la gente deve stare sulla piattaforma e si deve abbonare. L'obiettivo è riuscito al 100%, Disney Plus ha fatto più di 200 milioni di abbonati in un anno, ha superato tutti quanti i record, ma inevitabilmente, ragazzi, ce ne siamo resi conto. Non voglio parlare di qualità, perché a me magari alcuni progetti sono piaciuti più adesso che prima, ma quanto più di quasi di post-produzione. La post-produzione di questi film è un casino, sono tutti, dal punto di vista tecnico, sono tutti abominevoli. Cioè, in tutti i film si vede il green screen, si vede proprio che sono imperfetti, si vede che sono film che hanno bisogno di tanto tempo per essere arricchiti, ok? Per essere migliorati, scusa. Si nota tantissimo, Thor Love and Thunder ha degli sfondi... incompleti, in realtà, cioè, a dirla tutta. Sembrano praticamente incompleti. Sembrano film che se... Cioè, un po' tutti i film, se gli dai un po' più di tempo, sono contenti, ovviamente. Però Black Panther sembra... Wakanda Forever è questo. È una cosa verde dietro i protagonisti. Cioè, questo è Wakanda Forever. E Thor Love and Thunder lo stesso, e Ant-Man, da quello che ho visto, alcune scene che hanno messo. Beh, no, aspetta, alcune scene perché però non puoi portare un film a 200 milioni in sala che si vede il green screen con lo sfondo dietro che si muove ancora. Parlo di Black Panther Wakanda Forever. Sono... Ma porco,
c'è una scena di... c'è The Batman che ha fatto tutto quanto con quell'altra tecnica che non mi ricordo come si chiama, che però non sembra... ma a volte sì, a volte no, però, perché ho visto Love and Thunder, spesso e volentieri sembra proprio green screen vero. Sì, ma in tutti sono fatti The Batman raramente ti rendi conto che stai guardando qualcosa fatto con gli effetti visivi, cioè, spesso e volentieri sono robe, cioè addirittura la pioggia nella scena dove si è accappottata la macchina del pinguino e lo vede a testa in giù con le fiamme dietro è fatta in CGI. Perché sì, buona parte delle cose sono fatte fisiche, quindi la CGI è relativamente presente. È fatta benissimo, però insomma è chiaro, vabbè, la post-produzione. 5 anni di sviluppo per il cazzo di film, pure io tirare fuori chissà che cosa, però... Cioè, parlavo comunque della scena di M'Baku, quando arriva Namor, che c'è la tensione lì al porto, a una certa inquadrano M'Baku e altri due guerrieri, dietro hanno uno sfondo che fa così. È atroce, è tutto sfocato, sembra tipo, non lo so, quando finto, io vado su... Insomma, vabbè, lo vedi che è finto, in poche parole. È finto. Io pensavo parlassi invece di quando veniva sollevata la barra di... Là era veramente... È esattamente questo. Aspetta, l'ho messo, vediamo. È esattamente questo. Lo sfondo è così e si muove tutto quanto. È atroce, è un film a 250 milioni, quindi i problemi di post-produzione ne hanno avuti parecchi. Ci sono state anche tantissime lamentele di VFX artist, che hanno proprio delineato, hanno evidenziato un ambiente di lavoro macabro quasi con l'imposto di Marvel Studios e modifica all'ultimo minuto, li chiamano nelle note. Arriva sconcertato. Aspettavo che usassi il termine macabro, cioè macabro. Mi sono immaginato proprio che stanno nelle segrete gotiche di un castello con Kevin Feige. Sì, loro dicono che questo è proprio Vittorio Alonso che gli impone turni stressanti, li massacra. Fagli il re inconsapevole, diciamo, consapevole relativamente. Sì. Magabro caliente. Quindi, in sintesi, a fronte di tutto questo grande casino produttivo, che comunque avere problemi del genere per tutti quanti i film diventa problematico, tutte quante le serie, anche rega Shulk, certe volte è di plastica, noi l'abbiamo sempre difesa, ma la CGI di Shulk è abominevole, quella di... quando sta nel studio d'avvocato, sì, dai, se muove così, interagisce così con gli oggetti, aveva bisogno di 6 mesi di lavoro. Ovviamente hanno rushato, utilizzo il termine del gaming, tutto quanto per far uscire le serie in tempo, perché Bob Chapek, il vecchio CEO, richiedeva comunque delle uscite costanti. Adesso Chapek è stato allontanato dalla compagnia, tra parentesi è Sarah Chapek, l'abbiamo incontrato a Disneyland. Davvero? Sì, era quello che ha introdotto sul palco sopra, su dove stava il Quinjet, che poi è salita Brie Larson. Ah! Era Bob Chapek. Non dire quando stava al Quinjet, cioè è proprio strano da dire nella realtà questa frase. È esattamente così. Stavo un attimino guardando com'era la situazione, diciamo il bugle a qualche isolato, però una discussione normalissima. Tecnicamente si salva solo Doctor Strange e il multiverso della follia, di quelli usciti finora. No Way Home, CGI atroce su certi... Doctor Strange c'ha quella cosa che dicevamo anche l'altra volta, che anche quando ci sono degli effetti che sono chiaramente effetti, nonostante ci sia anche molto di pratico, cioè il trucco di Doctor Strange zombie è pratico, il che lo stesso che ha fatto The Last of Us, raga, chi sta vedendo The Last of Us, tutto fatto in pratico. Scusa, vai. No, dicevo, The Last of Us, tutti i clicker sono fatti con effetti pratici e si vede il risultato della Madonna. Anche quando ci sono effetti visivi che sono presenti, cioè che sono visibili in quanto effetti visivi, le scene sono composte con così tanto gusto, in una maniera così tanto interessante, con una color correction che rende tutto quanto bello, come si può dire... Sì. Bello potente dal punto di vista del colore, le immagini sono pensate bene, c'è cioè un ottimo livello di composizione, un alto livello di composizione, un'ottima modalità, insomma, nel creare queste inquadrature, queste scene, e quindi te ne frega un cazzo un soldoni se vedi che una cosa è fatta al computer, perché c'è Doctor Strange zombie che ha appena preso dei demoni e li sta utilizzando come ali con una chitarra elettrica in sottofondo per andare a combattere Scarlet Witch, e quindi sai che stai vedendo la cosa più figa che la Terra abbia mai visto, e te ne frega niente che te vuoi rendere conto che è fatta al computer, capito? Cioè sì. Quella roba è anche il fatto che, ma infatti io, Feige si diceva no, che Feige voleva lavorare con registi più affermati, perché si è trovato bene a lavorare con Sam Raimi, e Sam Raimi era uno che non gli dovevi stare presso, che io dico, Kevin, buongiorno, cioè teoricamente non dovresti stare presso a nessun regista, quella dovrebbe essere la cosa, guarda che figo qua, cioè non dovresti stare presso a nessun regista in linea teorica, non dovrebbe essere quello il lavoro suo, non dovrebbe, il presidente degli studios non dovrebbe stare a insegnare ai registi come fare il loro lavoro, quindi buongiorno da quel punto di vista, ma poi
sti gloriosi propositi li abbiamo visti come si sono realizzati, eh? Abbiamo visto come ha preso un regista proprio affermato, non me ne voglia Matt Shackman, magari farà un lavoro bellissimo con Fantastici 4, eh? Però generalmente non mi pare che abbia preso proprio sti registi affermatissimi, cioè non mi pare che ci abbia James Cameron, Steven Spielberg o che cazzo ne so, Noah Bombe, non lo so, roba così, esatto. Greta Gerwig a fare un nuovo film, cioè che cazzo ne so, registi che... Dico... Porco giù, è vero, no? Sempre anche il regista che ha preso... Ma quindi che è successo con sto Shayback Iger? Ci arrivo. E... Zams dice continua a rimpiangere le CGI usate in Spider-Man 2 3 miliardi allucinanti, ma lì perché erano tutti i team di VFX del mondo probabilmente e facevano solo quello adesso, e perché era ragionata bene l'uso della CGI, era ragionato bene nel senso che si cercava di prendere in camera tutto quello che era possibile prendere in camera e di utilizzare la CGI al massimo delle sue potenzialità, ma in una selezione specifica di momenti, inquadrature e scene, capito? Non era vabbè, tanto lo famo in CGI. Era, ok, qui la facciamo in CGI, quindi qui deve venire di Cristo, perché mi sono fatto tutta la cosa, ho fatto il treno è fisicamente lì, Toby sta sopra al treno, abbiamo le scene quelle là, però mi devi fare bene la parte in cui c'è sta dietro la città è sfocata mentre lui cerca di fermarlo, sto cazzo di treno. Grazie ad Alberto Fiumicino per il nuovo abbonamento. Grazie mille, sparisco un secondo. Tornando a noi, tanto spiego questa cosa, tornando a noi essenzialmente, quindi Bob Chapek è quello che ha imposto questo ritmo frenetico del far uscire film e serie TV una dopo l'altra senza pausa. Questo scorso anno abbiamo avuto tipo Moon Knight, She-Hulk, uscita Miss Marvel, abbiamo avuto 4 film, due speciali, siamo stati inondati di contenuti. Adesso è subentrato Bob Iger, che era il vecchio CEO, colui che ha comprato la Pixar, che ha comprato Marvel, che ha comprato Star Wars. Che ha fatto fare un ottimo salto di qualità anche per quanto riguarda tutta la casa di Topolino. Se la Disney stessi livelli è tutto merito suo, dirigente incredibile. E se vi piace, ha fatto anche una masterclass disponibile su internet che studia e insegna tipo imprenditoria digitale, una cosa fuori di testa. Imprenditore digitale. Sì, fa una cosa bellissima. Cioè lui è un campione, è un dirigente con le contropalle. Un dirigente che ha sempre speso tanto, incassando molto di più. Comunque lui ha riportato un po' la situazione, ha dato una calmata. Ha cominciato a dire, adesso metto anche l'articolo in condivisione, che effettivamente sono ritmi non sostenibili anche per un discorso economico, perché poi tutta sta roba costa, quindi far uscire 20 progetti l'anno vuol dire che c'è un sacco di costi di produzione. Quindi lui ha deciso, all'indomani delle recenti dichiarazioni di Bob Iger, la compagnia ha intenzione di curare i contenuti legati ai principali franchise di proprietà della Disney, in particolare quelli straordinariamente costosi come Marvel Cinematic Universe e Star Wars, e proprio per questo si cercheranno di abbattere alcuni costi ritenuti eccessivi dai prodotti della Marvel. Loro vogliono continuare a avere la qualità sullo schermo, però appunto stanno valutando sempre più i costi, sono molto più attenti a quello che fanno uscire per Marvel e per l'intera compagnia, i numeri sono importanti e i costi saranno ben delineati ed analizzati. Quindi di conseguenza tutto sto pippone per dire che vogliono spendere meno e che vogliono di conseguenza avere meno uscite. Rispetto a prima, dove c'era la frenesia di farci sempre più roba streaming, adesso voglio andarci un pochino più tranquilli. Fanno complimenti per la Dark Mode. Questo è tutto frutto del crash del sito che è esploso. Allora l'abbiamo ripristinato, abbiamo detto dai, facciamo la Dark Mode, proviamola che è molto figa. E come parte di questi cambiamenti, quest'anno hanno rinviato sia Ego già si sapeva, che persino i cambiamenti col sito, ho detto, mo che cazzo c'entra? No, come della Disney hanno rinviato sia Ego e persino Ironheart lo davamo per sicura, comunque hanno terminato le riprese qualche mese fa, stava in fase di post-produzione. E le uniche due serie che usciranno sono Secret Invasion, che è sparita dai radar non a caso, e Loki stagione 2, più serie animata probabilmente dai radar. Ah, ok. Non ho capito, quindi hanno rinviato... Ironheart ed Ego, ufficialmente. Entrambe nel 2024, vabbè, anche Secret Invasion. No, Secret Invasion e Loki, che escono le uniche due serie in uscita quest'anno per Disney Plus. Ok, quindi di conseguenza loro stanno cambiando i ritmi di uscita delle serie TV e anche dei film. In poche parole, ci avevamo ragione, non siamo pazzi. Esatto. Questa è una cosa bella, cioè, perché a me veniva il dubbio, lo so di pure oggi, vale. Mi viene il dubbio ogni tanto, ma sarò io che sono un rompicoglioni? Sarò io, perché comunque le cose che fanno loro spesso ce l'hanno un successo di sorta, ce l'hanno sempre. Quindi pensavo, ma sarò io che sarò rompipalle pretendo troppo, non lo so. Invece sembra proprio che l'hanno capito anche loro che la problematica esiste. Sì, sì. La pioggia di serie TV addosso al pubblico diventa deleteria per chi gli fa andare un pochettino qua
il brand Marvel, perché gli stroppi praticamente, cioè lo vai a perseguitare settimanalmente. Poi attenzione. E in più che così facendo, cercando di creare così tanto per poi fornire così tanto, finisci per non tenere un livello qualitativo alto. E in più ha detto una cosa bellissima, difatti da qui viene il mio sottotitolo, non so se l'hai già detto, io ho scritto nel no, mio, ci arriviamo, Carlo, qui, stanco delle serie non seriali, cioè quello è proprio la mia vittoria in quel caso là. Sì. No, mo ci arriviamo, perché okay. Poi ci sono state anche delle dichiarazioni di Kevin Feige che insomma fanno eco a tutto questo e cascano proprio a pennello. Fanno eco. La serie che è stata rinviata al 2024, quindi signori, quest'anno avremo soltanto Secret Invasion e Loki stagione 2. L'obiettivo è quello di fare uscire meno serie, di concedere più tempo alla post. Oh, due serie l'anno non è che fa schifo, eh? Cioè, due serie l'anno niente. È buono, pure DC farà due serie l'anno adesso, sì. Cioè, d'ora in poi. E al tempo stesso tutto lo sviluppo delle altre serie è stato rallentato, che questa è un'altra cosa ottima, perché hanno più tempo per lavorarci, hanno più tempo per scrivere meglio. No, Disney Plus, salutiamo Disney Plus? Non penso, perché comunque hanno perso degli abbonati per Jabber, rispondo, però hanno perso degli abbonati perché comunque è un periodo in cui non è uscito nulla. Però te posso dire poi un'altra cosa, che se dobbiamo guardare la concorrenza, come per esempio Netflix, che adesso sta rincarando tutti gli account e anche comunque per le proprietà intellettuali che detiene Disney Plus, salutiamo Disney Plus per modo di dire, no, ecco, cioè nel salutiamo senso... tutti, perché essenzialmente quando sono partiti con lo streaming era, perdonate il francesismo, la gara che ce l'aveva più grosso. Sì. Disney è arrivata il primo anno, ha detto, signori, noi abbiamo 1 miliardo da mettere in contenuti originali. È arrivata Amazon, ha fatto, oh, noi 1,5 miliardi, ed HBO, noi 64 miliardi, ci mettiamo la DC, ci mettiamo tutto quanto. È arrivata Netflix, noi faremo uscire un film a settimana, un film al mese addirittura, quindi era una gara a chi ci metteva più soldi. Adesso, che rispetto a 2 anni fa, la situazione si è un po' stabilizzata, si sono resi conto che non è più il ritmo di produzione sostenibile, ovvero che costa troppo, perché ovviamente non hai tu un ritorno, un rientro economico, cioè tu fai Ant-Man, spendi 200 milioni, a prescindere da come va, incassi 600, sei felice. Qui non è un rientro economico definito, cioè tu non sai di preciso, puoi misurare tramite gli indicatori di successo delle serie un po' come vanno, ma non è che tu dici, stasera mi è costata 200, ho incassato 450 milioni, poi dici, magari stasera mi è costata tanto, ho preso degli abbonati, ma non è detto che resti, no? Ricordiamo poi che quando falsarono indirettamente, in maniera che a me non è mai stata neanche troppo simpatica, il numero dei loro abbonati, perché dissero Disney in questo momento ha 100.000 di triliardi di abbonati, insomma numero random, altissimo, che però in realtà era il complessivo di tipo 3 servizi streaming loro. No. Era Hulu, allora, era Disney Plus, sì, era quello, mi ricordo benissimo che era così, perché ne parlammo ai tempi. Cioè, dissero, cioè, abbiamo tutta sta roba qua, e poi in realtà era Hulu, era Disney Plus, era un'altra cosa che non però, mi ricordo, ma sì, al cazzo, siamo tutti buoni così. Col Disney Plus, streaming. Sì. L'ha fatti sul serio, i numeroni incredibili. Poi, ho capito, ma non c'erano quei numeri che dicevano, quelli là erano numeri totali di tutti i servizi streaming di Disney, l'avevano venduto come se fosse Disney... Sì, Disney, che pensi? Disney Plus, cioè, tu c'ha più abbonati di qualunque altra piattaforma streaming al momento, che ti dici conosco, Hulu, Disney Plus e ESPN, che grazie al cazzo sono buono pure io con 3 servizi streaming che martellanti e lo alcuni sport. Stabiliti come ESPN, Hulu, esatto, vabbè, per a dire che c'ho più abbonati di tutti gli altri. Quella era una mossa che non mi piacque per niente ai tempi, cioè cazzarola, sii onesto, c'hai dei buoni numeri, perché sicuramente c'hanno dei buoni numeri, so Disney, cioè alla fine so il brand, però boh, vabbè. Però sai che è successo adesso? Che essenzialmente loro si sono resi conto che, ma tutti, perché HBO, raga, HBO Max ha fatto la cosa più grave, cioè loro hanno detto meno contenuti, ma comunque di budget alto. Mortacci e... loro, no, meno contenuti, non faremo più quelle cose perché vogliamo unirla a Discovery. Adesso Discovery rimane là, no, loro no, hanno no. licenziamenti in massa. No? No, sto parlando di Disney Plus ancora, mo' Discovery ci arriviamo. Disney Plus loro dicono, come piccolo riassunto, bello Simo, ci vediamo lunedì. Ciao, Simo. Disney Plus dicono, noi facciamo stessi contenuti ad alto budget, siamo un po' più attenti a come spendiamo i soldi, però ne facciamo di meno, sia per Marvel che per Star Wars. Quindi non hai 4 serie, 2 speciali l'anno, ma magari 2 serie, al massimo 1 speciale. Quindi comunque tu riduci di parecchio, però cercando di mantenere una qualità alta ed anzi dando più tempo ai creativi di lavorarci, in modo che in teoria, raga, più tempo ci lavori, più il prodotto esce di qualità. Questo siamo d'accordo. Poi, Netflix che fa? Netflix dice, raga,
Vaffanculo la condivisione dell'account, dateci più soldi, 4K paghi 30 euro al mese, vi garantiamo un numero di contenuti spropositato spendendoci un sacco di soldi, ma voi dovete pagarci di più, quindi questa è la seconda opzione. Come, hanno alzato il prezzo? Sì, l'ho alzato una volta al giorno il prezzo, ormai ci ho perso le speranze. Ah, io 19 adesso pago quello là di con gli account, con 4 account. Sì, ma poi non lo so, quattro schermi, quattro... quattro schermi, no, 4 account. Sì, schermi. Poi hanno fatto una cosa, la condivisione dei password vera, falsa, non l'ho seguita. Sì, no, praticamente, se non sbaglio, l'ultima, almeno questa è l'ultima cosa che avevo sentito, era che stavano riflettendo sulla dinamica di ci deve essere un dispositivo principale che si deve connettere a uno specifico wifi una volta al mese per dimostrare che questo account... insomma ha un'abitazione. Il problema sai qual era? Come cazzo fanno quelli che non c'hanno il wifi a casa? No, hanno fatto tipo un'altra cosa da quello che so, cioè nel senso e quella è l'ultima che ho sentito, che praticamente tramite l'IP sì, è quello. Vedono no, quello è però tipo se tu invece devi vederlo nei dispositivi e ti mandano tipo un codice che tu ogni volta devi inserire e scade dura tipo sette giorni in adesso casino. C'è ragione Gabriele, loro hanno proposto queste cose come beta testing, adesso le stanno valutando. Sì, non prenderanno mai via perché i poveri stronzi che non hanno il wifi, cioè gli studenti che hanno magari internet infinito a 10 euro sul telefono e lo guardano solo in quel modo, Netflix che fanno? Non hanno Netflix. Cioè... guarda, qualcosa si inventano. E poi c'è HBO Max. Sì, ma perché se lo inventano? Perché ovviamente si rendono conto che come media loro teoricamente dovrebbero guadagnare il quadruplo di quello che guadagnano, perché ogni abbonamento che hanno è consumato da diciamo 3-4 persone, no? Quindi probabilmente rosicano del fatto che loro hanno tutti gli studenti ma non fanno quei soldi che magari non gli servono neanche così tanto, però siamo in una società capitalistica e che ovviamente va a cercare sempre maggiore guadagno e quindi non c'è mai fine a sta cosa. Secondo me non fanno, cioè quella che fanno poi tra l'altro è pure una valutazione parziale, perché non è detto che facendo questa cosa loro guadagnano in abbonamenti, può essere che mantengono lo stesso numero e basta, perché se già hanno questa possibilità non è detto che poi vengono cacciati e dicono anzi rischiano di perdere pure quelli vecchi. Quello che dico io, cioè, non è che se cacci la gente a calci in culo e gli dici questo è perché non hai pagato l'abbonamento, e vanno oddio scusi signor Netflix me ne faccio un altro, non userò l'abbonamento di mia madre, cose così. No fanno vaffanculo, mi pago il Prime e c'ho tutto quanto per un anno, per dire, no? Capito, Disney Plus come dice Jabberwock è in perdita di tanto, quindi devono rientrare. Netflix è in perdita perché hanno deciso di produrre contenuti dalla qualità dubbia, ok? E perché hanno quasi dichiarato guerra ai loro utenti con questa cosa della condivisione delle password. HBO invece, HBO Max che ha fatto? Amazon è stabile, però Amazon io ho visto fa grandi tagli, anzi hanno pure accordo con Sony. Amazon va con le gambe sue, non fanno troppe cose, comunque Amazon non ha meno produzioni originali. E HBO Max ha fatto la cosa più pesante per ovviare a questa cosa delle cose eccessive. HBO Max ha deciso tutte le serie originali di Max, quindi non le serie di HBO tipo The Last of Us, tipo quelle di successo, tagliano il budget da 200 milioni che avevano preventivato all'inizio a 30 o 40 milioni. Perché Warner Bros. Non ha teoricamente soldi, ma sono stronzi loro, perché dovevano fare la fusione tra HBO Max e Discovery e creavano un servizio nuovo e spendevano meno, sicuramente guadagnavano meno perché vai a togliere di mezzo una grandissima fetta di pubblico, però già col fatto che stanno levando praticamente tutto, ora noi non abbiamo HBO Max qua, però io uso i social praticamente solo in inglese e vedo un sacco di persone che ne parlano, mi arrivano spesso e volentieri dal mese prossimo su HBO Max non ci sarà tutto sto fettone di robe qua, e la gente fa che cazzo ce l'ho a fare io il servizio streaming di Warner Bros. Se non posso fruire delle cose di Warner Bros., cioè a che mi serve? Quindi pure quello là insomma è una situazione un po' particolare. Amazon addirittura stava raccogliendo anche i cocci della questione HBO Max, e qua stiamo anche sul territorio nostro, per l'animazione di Warner Bros., tra cui l'animazione DC. Cioè, teoricamente, Cape Crusader, la serie animata di Batman, l'ultima cosa che era uscita era che loro stessero contrattando per creare una collaborazione, quindi Cape Crusader magari sarebbe uscita direttamente lì, chi lo sa. HBO Max non si rassegna a morire, perché lo ritengo che lo mantengono in vita,
non è né cane né lupo al momento. No, adesso con produzioni... sa soltanto quel che sì, non è. Adesso è strano, hanno tagliato i budget, quindi sono tre strategie diverse. Amazon sta andando bene, Apple TV sta andando bene, vabbè, sono un po' minori forse rispetto a questi tre grandi big. Ma sì, Amazon c'ha Don't Worry di... di Bob Marley in sottofondo. Sì, vabbè, Amazon. Così dentro entra lui, sì, sì, hai parlato con quelli della Warner, dai, fagli fare le cose. Quelli della Sony, sì, una serie su Spider, ma fate quello che vi pare. Amazon è pure diverso perché Amazon rientra nel discorso del Prime, cioè fa parte dell'abbonamento. Certo. Abbonati da noi è ancora più conveniente che in America. Da noi il Prime è incredibilmente, sì, quante sono? 40 euro al mese. Ma sai che all'anno. Cos'è che conviene più di tutti? Abbonarvi al canale Twitch di Comics Universe. A grande Andy che ha rinnovato proprio adesso e grande Luke che ha rinnovato. Grazie, ragazzi. Se volete grazie. Sapere la lista dei prossimi, no, vai, vedete? Sì, dei progetti in uscita per quanto riguarda il resto de... lo posso dire proprio di che cosa, no? Abbiamo il secondo, la seconda no, parte, abbiamo del primo parte del secondo, no, non del secondo, della seconda metà di capitolo 1 della DC Gods and Monsters. Se volete sapere quali altri progetti usciranno nel capitolo 1 della DC di James Gunn, stanno lì e ce ne sono alcuni che vi fanno veramente rizzare i capelli sopra la testa, secondo me. Cioè, ricordate che James Gunn non funzionano i comandi, purtroppo. Se non avete i capelli, non lo so, i peli, boh, non lo so, sulle braccia. James Gunn ha detto c'è un progetto che potrebbe essere spoiler. Noi ce l'abbiamo. Porco demonio, probabilmente dici che è quello? Eh sì, per forza sì, c'ha una dicitura nel titolo. Ah, aspetta, quello per dici? Caso con lo so scrive. Eccolo, ma parli del aspetta, fammi dire. Parla proprio del ok. Eh sì, quello lì è uno spoiler perché in effetti c'è un setup, cioè, che poi un setup, vabbè, c'è un setup nei progetti che mi sono stati annunciati per chi non avesse visto nel gruppo di abbonati. Che però non è chiaro lì. Io già avevo preventivato una cosa, ma non mi aspettavo che facessero direttamente un progetto che arriva a questa cosa, ragazzi. C'era proprio Ilaria. Un conseguenza. In grazie, che Ilaria. Ilaria, fantastica. Sta link a mano. Grazie, Ilaria. Ciao, Gian. Ciao, Gian. Ne parliamo lunedì sera con spoiler. Grande Andy che ti è arrivato adesso la notifica dell'abbonamento. Gian, lunedì sera alle 22 con spoiler, super live qui sul canale per Ant-Man, che noi non l'abbiamo visto, quindi non so che dirti. E comunque tornando a noi onestissimo non so che dirti non so che tornando a tutto questo casino della Disney che sta ridefinendo la strategia, che insomma come avrete capito spero c'è una crisi enorme data da 2 anni in cui hanno speso più non posso, adesso si sono resi conto che così non è sostenibile. Mm-hmm. Dillo senza piangere, lo stendo ai dirigenti di tutte queste compagnie che si sono resi conto che hanno guardato i conti e so leggermente il rosso, in senso stanno tagliando. Ma Disney ha deciso di produrre meno contenuti di Marvel e Star Wars, dicendo Disney hanno fatto, ma i soldi, no? Cioè, li stampiamo direttamente noi, giusto? Cioè, hanno fatto, guardi, no, in realtà no. E allora, perché li stiamo spendendo? E la conversazione da lì è andata a finire alle decisioni che abbiamo appena visto, praticamente. È esattamente così. E di conseguenza, quindi, come ho detto, Bob Iger, che è il capo supremo, perché ovviamente che mi fa che è massima libertà creativa, ma colui che è in mano della Marvel è sempre Bob Iger, ok? Quindi Bob Iger ha detto, Kevin, meno serie, più tempo per farle, così risolvi il problema che, regà, qualitativamente non parlo di narrazione. La narrazione è la fase, diciamo, della pre-produzione. Io parlo di tutto ciò che riguarda la post-produzione, quindi gli effetti speciali, la messa in scena, tutte queste cose qua. Il fatto che tecnicamente sembrano quasi un'immagine bella, subito dopo un'immagine brutta con altro color correction, che sembrano quasi sconnessi tra di loro i film. Dandogli più tempo per lavorare la post-produzione, tu cerchi di risolvere il problema qualitativo, ok? Poi per il problema narrativo, ok? Quello è un altro discorso, il problema narrativo dipende dagli sceneggiatori che prendi, dipende anche dipende lì, dal barone. Dipende dal barone della narrativa. Dipende anche da quanto tempo, secondo me, dai per scrivere la sceneggiatura. Ciò che mi tranquillizza è uscito con Nova. Hanno confermato che Nova è sviluppo. Okay? Il Nova, sei contento? Nova! Il Nova è sviluppo, ok? E al tempo stesso hanno oltre, detto, oltre a farmi morire da ridere nei commenti fai anche tranquillizzi pure Valerio complimenti e, dicevo, Nova è la cosa buona che mi tranquillizza molto anche sull'aspetto narrativo che è del valore della storia, ok?
E infatti che questo qua potrebbe anche risolvere ciò che ha evidenziato giustamente James Gunn, il fatto che loro girano mentre scrivono. Vabbè, in realtà pure il primo Iron Man l'hanno girato mentre scrivevano ogni giorno. Sì, quindi... ma era una situazione completamente diversa, cioè erano veramente allo sbando in quel momento, non si era formato ancora un cazzo di niente, avevano un'idea vaga, avevano un'idea di quello che volevano fare, del fatto che volevano gestire loro i loro personaggi e non darli a delle terze parti, che magari non avrebbero compreso il loro potenziale. Però non è che c'erano la struttura che hanno adesso. Adesso letteralmente loro si sono creati delle infrastrutture per creare queste cose. Sono il colosso per eccellenza dell'intrattenimento, i Marvel Studios attualmente. Esatto, Hollywood è solo film dei supereroi, grazie a loro. Blockbuster che basta praticamente, non solo dei supereroi, però Blockbuster a più non posso, lo è per via dei Marvel Studios. Hanno ridefinito Hollywood attualmente. E aggiungi quindi una cosa, il fatto che il primo Iron Man... Tu stai parlando solo di un film. Se tu vai sul set e riscrivi Quantumania un giorno, tu devi pensare a come collegarti col futuro, col passato, col presente, con i due prequel. Quindi è giustamente diversa come cosa. Però io spero che su Il Nova loro hanno detto che sarà una serie TV per Disney Plus. Ma lo sviluppo procede a rilento. E questo è interessante, perché lo sviluppo procede a rilento non è che significa che gli dicono lavorateci un giorno al posto di cinque. Gli dicono non avete più sei mesi per fare le sceneggiature, perché dobbiamo girare il prossimo anno e farlo uscire tra due anni. Ma avete un anno per fare la sceneggiatura, perché dobbiamo girare fra due anni e uscire tra tre. Se tu rallenti lo sviluppo, in teoria... Gli dai più tempo per riuscire a mettere a fuoco quello che cazzo devono fare. Io ora voglio bene a tutti, perché si parla sempre piccola cosa. C'hanno Save the Cat là con tutti gli appunti vicino, ok, a pagina 36 che cosa devo fare? Cioè praticamente quei sceneggiatori di Marvel Studios c'hanno il template che devono riempire con Save the Cat, santo Dio, che è un manuale di sceneggiatura. Cioè, bellissimo, non sanno bene che cosa fare con il loro tempo. Esatto, Andy, no, Stream Elements manda le notifiche tutte quante insieme, però io ho ringraziato prima, è un po' perché l'ho riattivato da un po' dei problemi, dopo lo devo sistemare. Però dicevo, quindi in teoria loro danno più tempo ai creativi per lavorarci, e al tempo stesso, pare utopia ma è così, danno più tempo alla post produzione. Quindi, raga, in teoria, ovviamente non parlo di Quantumania, non parlo di Marvel. Abbiamo davanti un'età dell'oro potenzialmente per i cinecomics, sia Marvel che DC, porca troia. Se effettivamente riescono a mantenere tutti quanti il livello che si stanno segnando al momento tra Marvel e DC, cioè abbiamo potenzialmente dei grandi progetti davanti a noi, o comunque dei progetti molto più curati. Sì, sì. Poi ovviamente è anche un discorso di intenzione c'è dietro, per carità, però... Se gli dai più tempo, schifo non fa. Aggiungo una cosa, che comunque Marvel Studios, loro, gli sceneggiatori validi li hanno presi, cioè non è che hanno preso veramente i cani per fare le serie TV, bella per i cani. Comunque, se tu vedi il team creativo di Miss Marvel, creativo di Miss Marvel, che la serie più è scritta peggio, è disconnessa, è contrastante con se stessa, ha episodi l'uno che vanno in una direzione, una in un'altra direzione. Però c'è gente valida là dentro, ci sono comunque sceneggiatori di successo, c'è anche gente importante, c'è Bisha Gaia lì, ha scritto, c'è la sceneggiatrice del fumetto quello famoso, c'è una scrittrice... la sceneggiatrice del fumetto quello famoso. Mi sforzo, ma non mi vengono i nomi. Capito? Non cominciare la frase. Eccolo. G. Willow Wilson, Bisha Gaia lì. Ci ha lavorato una... È il fumetto di Miss Marvel, sì. Ci ha lavorato una... cioè, il fumetto quello famoso, Miss Marvel. No. Ci ha lavorato una scrittrice, mi sembra pakistana, molto importante. Ok, quindi il team creativo valido, buono c'è. Probabilmente Sara, se tu mi fai lavorare due mesi... Fammi finire! No, scusa, è che c'ho Sara che ti si sta addormentando vicino, sì. Ti parli, ma porella sta crollando. No, ma mi cala la palpebra. Lo vedo, perdonami Vale, vai. Ciao Duncan. Poi io cerco di seguire, però le parole vanno più veloci della mia mente, quindi le afferro praticamente per il rosso della cuffia. Bello anche, buonanotte. Insomma, vale, hanno preso, ma è vero, ma loro da sempre non è che prendono solo i cani per lavorare per loro, senza offesa per i cani sempre. Cioè, hanno fatto, io posso pensare che comunque, vabbè, una decenti. Che mi ha scritto quel capolavoro, mi ha scritto sti villain così, è perché c'è avuto sei mesi di tempo. Ah sì, ma c'avevano gli sceneggiatori di Rick e Morty per Loki, che era la cosa potenzialmente più perfetta che potevi fare.
non vale il peggiore episodio, cioè la puntata degli spermatozoi di Rick e Morty ha molta più fantasia di buona parte di Loki, sì. Cioè, ed è la puntata peggiore forse, no, oddio, anche quella dei draghi, forse quella dei draghi è peggio, non lo so. No, a me era piaciuta quella dei draghi. Porco Giuda, sai, i draghi che fanno sesso mentalmente con i padroni, cioè, ma di tante bellissimo. Cose. Bellissimo. Bellissimo, ah, sì. Vabbè, ma te che te lo dica fa? Te il sogno tuo, i catapulti, i draghi, il medioevo. Hai visto sta cosa? Hai detto no, finalmente il mio fetish viene rappresentato, non ci posso credere. Ho l'esempio perfetto che riassume tutto questo. Echo, la serie su Echo, ok, non frega niente a nessuno, però non è questo il punto. La serie su Echo. La serie su Agatha, ma faranno ancora la serie su Agatha? Sì, hanno cambiato Nick, sì, hanno cambiato, cioè, sì. Nickname adesso nella chat, la serie su Agatha, un commentatore. Come si chiama adesso la serie Coven of Chaos? E non è neanche già capito, non è la serie su Agatha, è la serie su un discorso magico generale della MCU che però con protagonista Agatha. Esatto. Dicevo, Echo è scritta da una delle sceneggiatrici di Better Call Saul. Better Call Saul è una serie scritta dalla Madonna. Io ho visto qualcosa, no, non l'ho più seguita. Ma anche degli sceneggiatori di The Daredevil. Sono io anche di The Punisher. Però, insomma, la capa che gestisce il progetto, quella che nelle serie TV è la showrunner, ma loro non hanno una showrunner, quindi è la head writer, se sono inventati questo ruolo, ok? È Marion Dillard, mi ricordo come si chiama. E lei ha fatto Better Call Saul. Lei l'ha detto. Non siamo riusciti ad avere una serie soddisfacente, tanto è vero che hanno fatto i reshoot e poi l'hanno rinviata, perché io sono abituato a lavorare, sono abituato a lavorare per 2 anni su una serie, loro mi hanno dato 1 anno di tempo. Questo è esattamente questo il punto. Se tu prendi in creativo, bravo, devi dargli il tempo che gli serve. Non puoi dirgli, oh zia, scrivi questa serie su Miss Marvel che fra 6 mesi dobbiamo girare. Come fa a fatela? Loro hanno sempre fatto così. Anche se c'hai appunto i sceneggiatori di Better Call Saul, Daredevil, The Punisher, sono sempre esseri umani, insomma, devono riuscire ad essere... Loro. Sarebbe meglio una serie su Echo, frati, Echo è un alieno di Ben 10. Valerio, l'hanno fatto così. Valerio Ben 10. Ah, io pensavo che diceva Echo perché faceva Echo. Cristo santo! No, io vi mangio! Echo, l'alieno spara un dedurto vocali, quindi più o meno. Cioè, ci può stare. Giustamente, ci può stare. Loro si sono sempre sbrigati, hanno sempre fatto le cose di corsa perché il vecchio presidente diceva mi serve roba, sempre più roba, dobbiamo cresce. Ma cresce. Finalmente Bob Iger, il nuovo Bob, quello forte, ha detto, regà, non è sostenibile, troppi costi, qualità de merda, recensioni de merda, non vogliamo che il brand Disney si mischi con tutte queste recensioni negative, più tempo, respiro, fate tanti annunci, ma sappiate che se una cosa me la annunci oggi è capace che esce fra 4 anni e non fra 1 anno, ok? Ecco. E la strategia speriamo che migliori. Entrando nel dettaglio, a crescere finalmente canonico e multiverso. Che dice Feige? Entrando nel dettaglio, lo stesso Feige ne ha parlato ieri prima che uscisse questa notizia. Ha detto la parola magica, Feige, non ci posso credere. Ha detto la parola... No, quella che arriviamo fra un po'. Che... Oh, sulle ma perché mi devi ogni volta tenere sulle spine? Perché? Ma è sulla suspense, ti chiamavano. Ci sto arrivando. Ho capito, ma stai partendo dal giorno... era il 1960, Feige nacque in questo ospedale. Cioè, c'è la pista, ragazzo, di rincorsa. Manco Willy Coyote. Ciao, Sade, arriverai... io voglio sapere la ciccia, però qua c'è... Ci sta raccontando la storia del nonno di Kevin Feige. Il pubblico è nel viaggio insieme a noi. Francesca dice... Lei ha chiesto a Tim Burton. Io sto proprio a viaggiare. Bella Francesca che ti ha fatto la domanda a Tim Burton. Se preferisci la CGI. Pare che sei fatta, Sara. Mi fate finire una frase, Cristo. Questa non fa le chiacchiere. Si chiama chiacchiere da fumetteria, ma non è chiacchiere da fumetteria senza Valerio. Ma chiacchiere da fumetteria. È partito senza Valerio. Chiacchiere da fumetteria. Porco cazzo. Finirà senza Valerio perché Valerio se ne va. No. Vai, volevo solo fare complimenti a Francesca perché ha fatto la domanda a Tim Burton e lui ha detto che è tristissimo dover fare un film di corsa per rispettare la data d'uscita, capisci? Che quello domanda che ha detto interessante! Che anche quello che ha detto James Gunn. Sicuramente è più interessante delle domande che fanno tutti i giorni a sti attori che fanno sempre le stesse domande, questa è molto interessante. Yeah. Bravo Francesca. Vai, adesso dite le vostre cazzatine. Casa al fatto suo. No, dire le cazzatine. Puoi arrivare al punto invece di raccontarmi la storia di come il nonno di Kevin Feige è arrivato in America? Puoi dire che cazzo era il 1850. Dio mio, 2 ore per arrivare a una cazzo di frase che ci ho scritto qua sotto poi. Non è possibile. Dillo,
dillo, dove sta? Sta qui. Non lo vedo, sono mega lento a leggere, devi dirmelo tu se è qui. L'interruzione di Valerio quando Ivan non parla, le mie interruzioni. No, Kevin Feige stesso ha avuto modo di parlare in una lunga intervista, veramente lunga, non l'abbiamo tradotta tutta quanta. Lui ha detto proprio che loro vogliono una qualità superiore del prodotto finale, vogliono far brillare tutte le serie che fanno, perché non è mai stato così fino ad ora, sì. Ok? E ha detto che è più difficile fare centro quando ci sono così tanti prodotti che hai fatto uscire, e con tanti contenuti, come dicono, che è una parola che odio. Vogliamo che Marvel Studios e i progetti dell'MCU si distinguano e spicchino. Quindi le persone si renderanno conto che, mentre andiamo avanti con la fase 5 e la 6, il ritmo a cui faremo uscire gli show per Disney Plus cambierà in modo che ogni serie possa avere la possibilità di brillare. Quindi Kevin Feige, insomma, ha riaffermato questo qua, diciamo proprio che l'obiettivo è quello di dare più spazio a ogni singola serie, cioè nel Bene. Senso che non è tu le fai tutta attaccare. Dov'è la parola però? Dice, io avevo letto una dichiarazione dove utilizzava la parola episodico, cioè episodico. Ti sto arrivando, Ivan, stai vivendo un'ossessione, io adesso chiudo l'episodio. Ma quante dichiarazioni hai fatto? Ma gli hai fatto proprio la trascrizione di quello che ha detto nel corso di 2 settimane? Sì. Cioè, ma non è possibile che io vedo girare solo una dichiarazione e tu me ne leggi 56 prima. Arriva tu al punto. Vedi girare una dichiarazione perché ti informi male, perché devi seguire un... Ho capito, ma almeno so di che cazzo mi interessa qua in mezzo, invece di stare appresso a Kevin Feige che dice no ragazzi, stamattina mi sono preso un caffè, però ho provato con due salette di è il prossimo step. È il prossimo step, quello delle serie di meno male. Però prima rispondo brevemente a Jabberwock, lui dice che fine ha fatto What If stagione 2, andrà a uscire a inizio 2023. All'inferno starà. Sì, è esattamente all'inferno, ovvero Marvel Animation, che si è staccata da Marvel Studios, è diventata una società propria, ha avuto grandi problemi di budget ancora prima di tutto questo casino, gli hanno tagliato un sacco di serie e hanno rifatto un controllo generico sulla qualità. Quindi, di conseguenza, adesso le seconde stagioni delle serie di Marvel Animation, non sono confermate fin quando non vengono i risultati della prima stagione. E questo rallenta di molto la produzione di tutto quanto. E al tempo stesso, ciò che avevano prodotto, ciò a cui stavano lavorando, insomma, soggetto a revisione per essere migliorato. Quindi è tutta una sorta di controllo qualitativo generale. Di conseguenza, doveva uscire a gennaio, adesso è tutto fermo, capace che esce nel 2024 direttamente, capace che slitta a gennaio 2024 di un anno intero. E qui dentro noi non siamo fan di What If per niente, no. Quindi insomma speriamo, raga, l'avete vista come è uscita What If la prima stagione, certe volte l'animazione era squallida, speriamo questo anno in più magari che gli danno e possa... Non solo l'animazione, anche tipo di ciao, c'era dietro. Ciao Dennis. Lunedì dalle 22. Sì. Andiamo con la prossima dichiarazione. La prossima dichiarazione è ciò che interessa ad Ivan. Madonna, parte, dice, allora fai che quando ha detto sta dichiarazione c'è una bella giacca beige, cioè si mette a parlare di tutte le cose attorno, c'è questa magliettina, un taglio particolare, devo dire, mi piace come gli stringe attorno alla vita. mi puoi dire la dichiarazione? Kevin Feige ha detto che vogliono sperimentare maggiormente con il numero degli episodi. Ok. Lui ha detto Lost. Vuoi leggere la tesa? Vado. Lost è stato uno show incredibilmente determinante perché era una storia serializzata ed è un qualcosa che non si era visto molto in televisione. Quanto tempo è passato? 20 anni? Da allora quasi tutto quello che è arrivato dopo è diventato come quella serie. Quindi ora, e penso che lo stiate vedendo non solo con le nostre serie ma con molti altri show, state iniziando a vedere l'aspetto divertente di una storia autoconclusiva ed episodica, settimana dopo settimana. Lo sperimenteremo in alcuni dei nostri prossimi progetti. Che vuol dire? Ok, è da qua e lui ha aggiunto, vai. Voglio dire, cliffhanger sono fantastici e mi piace guardare una serie dove puoi andare a dormire, ma non appena vedi il cliffhanger senti subito il bisogno di vedere l'episodio successivo. L'episodio successo. No! Alessio! È sicuramente un ottimo modo per mantenere coinvolte le persone, ma sono un grande fan di Star Trek e trovo che sia molto rilassante guardare un episodio di Next Gen con un inizio e una fine, quindi penso che continueremo a sperimentare in modo simile andando avanti. Addio le serie evento!
Addio le serie evento. Si è appena reso conto che una serie TV è una serie TV è una serie TV, non è un film. Alleluia, se ne è accorto, cazzo. Non ci posso credere. Incredibile. Signore e signori, lunga vita e prosperità, maledizione. Si è finalmente reso conto che le serie TV te le guardi per guardarti le puntate, che per carità, te le guardi per guardarti anche una storia complessiva, però le puntate devono avere un loro valore intrinseco, non possono essere solo il pezzo di un puzzle, devi poter dire sta puntata è proprio figa o sta puntata è proprio brutta o cose così, cioè non è che puoi, sta puntata è proprio brutta, vabbè quello lo diciamo spesso, non è che ogni puntata devi dire vediamo che succede nella prossima, ogni volta devi poter parlare un attimino della puntata che stai guardando, cazzo. Grazie a Gian Gian che ha regalato l'abbonamento, grazie a Dennis. Mille, grazie mille, grazie mille. Non so se sei nel gruppo abbonati, grazie in mille. Caso punto esclamativo Telegram e fra mezz'ora ti esce il link, perché il bot è lento oggi. Che secondo me poi... Scusa Vale, pensavo avessi detto. Ma no, è fatto. Secondo me quando parla di serie appunto molto più seriali, come appunto una puntata di Next Generation di Star Trek che poi guarda, ti sei guardato una puntata e stai a posto così, per me si riferisce per esempio a... come cazzo si chiama? Oh mio Dio, mi sono scordato. Il personaggio che farà Yahya Abdul-Mateen. Wonder Man, per esempio, mi sembra il genere di cosa a orecchio che può avere quel formato, essendo una serie che sarà, se non sbaglio, già un po' più satirica probabilmente, cioè sulla questione delle produzioni hollywoodiane e delle produzioni hollywoodiane supereroistiche, poi con questo protagonista che hai, cioè potenzialmente, la cosa bella è che è anche un corrispettivo di quello che potenzialmente potremo avere con Booster Gold anche in DC, cioè sono quelle serie che... la cui vita può essere interessantissima proprio puntata per puntata, non c'è bisogno di renderla, come hai detto giustamente De Valerio, il maxi evento in sei parti delle mie parti, cioè non lo sopporta più nessuno, grazie a Dio ce lo siamo tolto di mezzo, se ne è accorto, sono contento, non eravamo pazzi, è quello che dicevo Sara, non siamo pazzi, cioè se ne è accorto pure lui il fatto che la serie non può essere veramente un film di 6 ore o di 9 ore, la serie deve poter avere un minimo di respiro e rilascio tra una serie e l'altra, devi avere tempo per creare una cosa complessa e articolata come una serie TV, tutte cose belle, cioè quindi, veramente si prospetta un bel futuro se ste cose faccio sono. Un breve riassunto. Ma prima speriamo bene. Ciao Mario, ne parliamo lunedì sera, lo spoiler che non abbiamo ancora visto qui dentro. Il breve riassunto è che cambia la presidenza, quindi non c'è più Bob Chapek che ha un posto ritmi oppressivi, ok? Ne ha un posto tutte serie evento, sicuramente. Cambia la dirigenza. I Marvel Studios adesso hanno le serie a cui stavano lavorando, la produzione procede a rilento, quindi hanno più tempo per scriverle, ok? E le serie che sono già pronte le faranno uscire più diluite nel tempo, quindi non 4 serie l'anno, ma 2 serie l'anno. In questo modo danno più tempo alla post-produzione, quindi gli effetti speciali migliori, un minimo di coerenza in più, si rendono conto se ci sono errori, cose da correggere, tornano sul set. Tutta la post-produzione è migliore e in teoria tutta la pre-produzione e la scrittura sono migliori perché c'è più tempo. E il tempo è la chiave per tutto questo qui. Al tempo stesso, ti odio, al tempo stesso, sulle serie TV non vedremo solo serie evento, solo 6 episodi di una serie, la cui grande serie evento, ma vedremo una serie. Sai cosa va il mio pensiero? La gerarchia dei poteri sta cambiando. No, va a Daredevil Born Again. E tu perché mi hai anticipato? Ma c'è una roba negli scoop riguardo. No, non c'è solo negli scoop. È uscita? Sì, no, non è uscita. Ha detto un'altra cosa che mi fai che riguardo. Io devo ammettere pubblicamente che sono un coglione, perché avevo chiesto a Giacomo se stasera voleva fare un salto per parlarne, ma ci siamo arrivati leggermente tardi e penso stia dormendo, quindi non gli rompo le palle, magari domani gli scrivo. Perché Kevin Feige, sempre parlando di tutto ciò, ha aggiunto anche un'altra cosa, ok? Abbiamo di nuovo Charlie Cox e Vincent D'Onofrio. Non avete messo in condivisione. Sorry, c'è ragione. Stuzzica sul nuovo. Abbiamo di nuovo Charlie Cox e Vincent D'Onofrio. Sono degli attori straordinari e degli storyteller. Amoro loro. Questo è Luigi Parentela. Oh no, regà, devi controllare gli articoli che pubblichi. No, sei il caporedattore. Deve controllarlo solo in coglionito, non è colpa mia. Questo mi fa tutti i bisogni. È tuo il sito. Però ha giustificato il testo. Bravo. No, Luigi. Si giustifica in automatico, non ha fatto niente. Ah. Vai, raga, fate lo screenshot, mandateli a Luigi questo qua. Aspetta. Fatemi questo favore.
controllali pure, io ho stesso gli articoli pieni di errori perché dai, te non li guardi. Ok, io, grazie il signor Maio. Vabbè, credo che sia proprio questo che parlava. Okay. Credo che sia proprio di questo che parlavo quando pensavo al divertimento degli episodi di una serie. Ora stiamo veramente sperimentando con il formato televisivo, con Daredevil in particolare, sempre riguardo il formato episodico. Grazie Tony, bello, dai al cinema lunedì. Grazie, ne parliamo mille. Con spoiler lunedì live con spoiler, grazie mille per l'abbonamento. Quindi anche Daredevil Born Again in questa traduzione sballata di Luigi Parentela, sia un diss, avrà un formato più episodico, ok? Quindi non sarà sì, un, ma un quello grande... già hanno detto il numero di episodi. No, no, però ha detto che avrà più un formato con episodio era che uscito. Inizia e finisce. Non è tutto una macrodrama, 6 episodi di un unico arco narrativo. Sono piccole avventure, il processo del giorno, il cattivo del giorno. Buonanotte, Robby, bello mio. Buonanotte, Robby. Stiltman in base alla città, Daredevil, Fernando, Buffy. La prima stagione Buffy è Buffy contro la mantide, Buffy contro il vampiro, Buffy contro il vampiro più grosso, Buffy contro quello da scuola, sì, che è un bullo che si scopre e ammazza vampiri. E poi alla fine della serie c'era il giga boss, però comunque effettivamente ogni episodio c'aveva il suo percorso. No. Cioè c'avevi il pezzettino che ti doveva portare alla fine della serie, ma intanto tu c'avevi la tua bella fetta di torta che ti godevi durante l'episodio. Era tutto godibile, era una continua... un continuo voler attendere il finale per capirci qualcosa. Era un oddio, che figo, Daredevil sta a fa botte con Stiltman, domani chi ci sarà? E questo è un formato diverso. Non sto dicendo che è giusto o che è sbagliato, perché semplicemente con le serie evento non ci hanno azzeccato nulla finora, c'è cioè, qualcosa sì, però poca roba. Però quella più, secondo me, più riuscita, ok, a mani basse, che non era tutto a me è piaciuta pure molto Shulk. Sì, ci può stare. Sì, sì. Per me Hawkeye in toto è la più riuscita, ma semplicemente perché è un action comedy, che è quello che loro fanno da 56 anni. She-Hulk già è carente su alcuni aspetti, proprio sull'aspetto comedy, perché loro la comedy totale non l'hanno mai fatta veramente, se andiamo a escludere esperimenti peculiari come Ragnarok e simili. Quindi, però comunque anche quella là secondo me è molto molto caruccia. Ciao Briccolo. Okay, era quello che loro fanno dalla vita, sono capaci. Pure WandaVision è vero, cioè ti metto WandaVision, però c'ha il problema dell'inconsistenza, cioè che parte in una maniera che sembra un botto interessante nella loro sperimentazione e poi diventa la tua tipica e classica serie Marvel, cioè serie Marvel, non c'era la tipica classica serie Marvel all'inizio, era la prima, però diciamo la tipica e classica avventura Marvel, mentre all'inizio era molto molto peculiare, quindi c'ha un po' di inconsistenza secondo me. Però di per sé è riuscita molto bene, anche se c'è la cosa di Agatha che io non gli perdonerò mai, che rovina un po' tutto riguardo la risoluzione degli eventi, però vabbè. Un pochino. Filippo che dice che assomiglia a Edoardo Soleri del Palermo, Sara dice un po' di sì, giocatore del Palermo, anche lui romano. Stessa squadra di gang, quindi. Palermo, perché lui è vero, sì. Edoardo Soleri? Edoardo Soleri Palermo, non lo so, pare mio figlio. Grazie Gian. Oddio. A Twitch è una maglietta rosa, non è so tutti uomini nudi, eh? Oddio. Un po' sì, ma qua sì. Ma lo sai che? Ma lo sai che? Ma c'è cioè, Dio. Guarda chi. Io non voglio dire. Sei. Oh, mio fratello. Grazie Filippo, non lo stringhei col cavolo che te la do, però grazie. Cioè, in effetti se vi incontraste sarebbe, cioè sai, vi incontrate e cominciate a fare così. Aspetta. Sì, contemporanea, lo specchio, no? Guarda, io so fa benissimo, guarda. Quello è il mimo, Sara. Quello è il mimo, non è lo specchio. il mimo sullo specchio, no? Ma no, il mimo è nella scatola invisibile. Quello è la scatola. No, lo specchio è come Grucio Marx che incontra l'altro tizio e comincia a muoversi in contemporanea. Stai prendendo il mimo con lo specchio in testa, poi adesso è diventato... C'è uno specchio che guarda caso è una scatola anche. Una scatola di specchi. So fare anche l'aquila con le ombre cinesi, basta. Anch'io? Vabbè, non so quanto sono cinesi. Sì, il pinguino
pinguino di Batman Returns a un certo punto ci fa il pipistrello, fa così, fa tipo e deve fare così mentre fa le ombre sul soffitto, questa voce, non sto scherzando, cioè, fa, proprio... è canon quella voce, è canon. Io non so, Valerio, sì, dove sia andato a finire, ha detto lontano, qualcosa ed è scappato tipo proprio a gambe levate coi talloni sul culo così correndo. È finito in un buco nero, è vero, esatto. In effetti c'è, è andato via e si sentiva, no? Che parlava, poi a un certo punto la sua voce è sparita, quindi chissà, ma non so che cosa ha fatto, non ho capito. Un mistero, oh, mistero. Tutto a posto. Ma che ho fatto? Sentito, ho sentito e un botto forte per terra, ancora vivo. No, raga, metti la foto, metti la foto subito, metti la foto. Scusate, voi non ve l'aspettavate questa, eh? Oh, no, io no. Nessuno se l'aspettava, eh? Oh mio Dio, aspetta, metti così, aspetta, eh? Aspetta, lo dico io. Aspetta, sì, metti la foto più grande, metti la foto grande. No, vabbè, la crisi di mezzi. Guardalo, guardalo, Piero, guarda, non so chiudere gli occhi come tuo solito, guarda verso il basso, guarda verso il basso e sii un pochettino, un po' amareggiato, pensa alla Roma stasera, ecco, c'era, l'ha catturato, ha catturato lo spirito della Roma, cioè del Palermo in questo caso. Ho fatto 40 scale in 5 secondi, sono cascato. Probabilmente, probabilmente il padre ha visto correre in mezzo per casa così. Ma che c'hai? Non posso spiegare. Ed è uscito con una maglietta rosa sopra una maglietta nera. Ha detto, vabbè, mi fio. Così, non va, aspettavate, eh? Io compravo il Pokédex da bambino, però non è servito. Ne abbiamo parlato all'inizio live, Sara, del Pokédex di Valerio. E non abbiamo lanciato una bomba e non abbiamo detto nulla inizio live, abbiamo solo detto che una volta a Las Vegas abbiamo solo detto il padre di Valerio, Mike Tyson, è un'altra persona famosa, non abbiamo detto nient'altro e quindi tutti nella chat a dire come, oh, ma l'ho confuso anch'io, ma no, come, non la sai? No. Ah, lo sa per forza, è possibile che lo so io e non, vabbè. Quando ragazzi, non quello... un giorno Valerio se vuole ve lo dico, delle avventure di suo padre. Ma non è questo il giorno, ho altre dichiarazioni. Che mi fai? Come cambio? Vabbè, Sara sta proprio impazzendo, cioè adesso comincio a fare a seguito questo farà piacere, Valerio parla. Questo farà piacere a molte persone che sono giustamente un po' scettiche su ciò che è uscito nella fase 4. Kevin Feige ovviamente lui valuta anche le critiche e l'accoglienza dei propri prodotti e dopo le critiche alla fase 4 ha detto non vogliamo essere ripetitivi. Lui ha parlato proprio del discorso che ovviamente continuano a crescere il metodo Marvel di fumetti e cercare di fare entrambe le cose. Ne ho parlato per anni, se vuoi guardare occasionalmente un film venerdì sera o guardare una serie streaming puoi farlo e se vuoi seguirci c'è sicuramente molto altro da scoprire, ma non abbiamo mai voluto apparire esclusivi e imporre la necessità di fare i compiti a casa prima di guardare qualcosa. Buonanotte Gianluca, sta cosa è importante. Buonanotte Gianluca. Cioè, loro non vogliono, è una concezione, sì, che hanno tutti quanti e che non so quanto ci sono riusciti. Però io ho sempre detto e sono il primo a prendermela con... calo qualitativo, insomma, alcuni prodotti che stanno facendo recentemente, ma è una vita che dico che non i film Marvel è un falso mito che richiedano mi devo vedere questo perché sennò non capisco quest'altro. No, in realtà no, buona parte delle volte ti spiegano chi sono i personaggi mentre stai guardando il film, a prescindere. Avengers come film, sì, no, alcune cose addirittura a livello di conseguenze non le affronta, cioè Capitan America ti spiega tutto quello che ti serve di sapere su di lui, Thor teoricamente non poteva tornare perché c'era il ponte dell'arcobaleno distrutto, sti cazzi, il padre ha preso l'energia oscura e l'ha mandato sulla Terra, Iron Man, sì, dovevano sbrogliarsi il fatto che non era adatto per i Vendicatori, non importa, ci serve per i Vendicatori comunque, chi se ne frega, cioè spesso e volentieri loro non solo ti spiegano chi sono i personaggi, no, senza richiederti necessaria la visione di altri film,
ma in più ti sbrogliano dei problemi che magari saranno creati in precedenza per rendere la visione più fruibile. Quindi è proprio un falso mito che mi devo vedere sta serie perché sennò poi non capisco. È una cazzata, perché io non ho visto Black Widow, ma ho seguito tranquillamente Yelena Belova in Hawkeye, e mi è piaciuta anche come personaggio, quindi insomma. Adesso so Valerio, perché quando c'è la Paolo Rosa so Soleri. No, sono d'accordo con quello che diceva, però molte persone sono terrorizzate dal fatto che vivono l'MCU come un qualcosa che o vedi tutto o rimani fuori dal giro. C'è anche da dire che se non vedi tutto, le cose secondo me non te le godi proprio al 100%. Ma quello lì non è tanto un discorso di comprensibilità quanto di lavorare sul prodotto singolo per renderlo un prodotto degno. Secondo me è proprio un discorso di partecipazione. Cioè, ti rende molto più partecipe. Ma lì la colpa sta a loro nel fatto che non quando capita questa cosa è perché non sono riusciti a rendere i prodotti, come si può dire, interessanti a sé. Cioè, per dire, torno a fare l'esempio di Avengers. Io ho fatto vedere a mia mamma non molto tempo fa Avengers 1, che lei non l'aveva mai visto. Mia madre non si era vista Thor. Si è vista Capitan America, io ho fatto vedere Iron Man, però non si era vista Thor. Però non è che Thor non gli è piaciuto nel film, non gli era fregato niente di Thor, perché non aveva visto il film. Perché? Perché il film cercava di dare un valore a quel personaggio. Certo. Quindi sta sempre a loro questa roba qua. Però è un falso mito che loro creino dei prodotti perché così c'hanno la stampella per il futuro, capito? Cioè, questo film lo capisci solo se hai visto Loki, non me ne frega niente se non l'hai visto perché te lo devi vedere a prescindere. Non è vero, non lo fanno così le cose loro. Cioè, questo è un grande merito che fanno, perché gestire un universo condiviso senza usare i film come stampella, guarda che è tosta come sfida. Sì. Prego, io non capisco quando leggo le critiche, la gente dice l'universo, l'MCU doveva finire dopo Endgame e fare un reboot, ma siete stupidi. No, così aggressivo, magari ognuno della sua idea, non giudico l'idea. No, puoi essere aggressivo, Valerio, te lo puoi permettere, ognuno di noi ha del bene e del male in sé. Non mi piace, non voglio offendere la persona, ma il ragionamento però è stupido. Se pensi che siano delle teste di cazzo, perché chiedo perdono a chi di voi ha pensato a sta cosa e si è sentito offeso dalle mie parole. Non me ne frega un cazzo! Sono Valerio e Soleri, due dentro un corpo. Pure lo Soleri, magari è la persona più carina del mondo. Ah, grazie. E Valerio in realtà quello cattivo, dici, quindi colpo di schiena proprio. Sono solo laziali, vedi, Youssef, l'hai capito tutto qua. No, però cazzata a parte, ovviamente è l'idea che reputo sbagliata e stupida, non la persona, però... Puoi dire, l'idea può essere stupida, non è che la persona lo è, non ti preoccupare, vale, li offendo io, siete proprio dei coglioni, non so perché, non ho capito dove vuole arrivare, però mi ci metto io, il valore e la potenzialità di questo universo condiviso, fare un reboot dopo che raggiungi il tuo culmine, è la cosa più sbagliata del mondo, cioè potenzialmente, la cosa devi essere bravo, loro sono i più forti a gestire l'universo condiviso, secondo me, non sono d'accordo quando lui dice che non è vero, l'hanno inventato loro essenzialmente, ma sono meno forti a fare film, quindi devono un po' bilanciare questo qua, però a fare l'universo condiviso sono meno forti per colpa loro, perché c'hanno veramente c'hanno i mezzi e le possibilità di creare un capolavoro dopo l'altro, cazzarola, ma sì, per forza di cose, per rimanere anche in un, come si può dire, in un certo... È brutto dire stampino perché sembro molto cinefilo radical chic, però io quando vedo spesso e volentieri alcune scelte che fanno nei film mi viene sempre in mente, soprattutto ora che ho visto Boris, il fatto che loro abbiano delle linee guida che devono seguire perché rendono la cosa più fruibile per il pubblico generalista, quindi devono avere un tot di tipi di trame, cioè se li puoi andare a individuare, di tipi di personaggi e di interazioni che si vanno a creare, neanche solo dal punto di vista archetipale, quanto proprio nella creazione del blockbuster come lo intendono loro, no? Che è quello proprio a più ampia presa possibile e immaginabile, quindi sicuramente loro hanno... Quindi sì, insomma, potenzialmente loro potrebbero veramente sfornare un capolavoro dopo l'altro, però si vanno anche a limitare, credo anche un po' da soli, si danno la zappa sui piedi. Hanno annunciato un nuovo film su Boy. Non è bastato! Ti prego, dimmi che è il terzo di Del Toro.
ti prego Dio, ti prego, dimmi che è il terzo di Del Toro, dai, per l'Arbor Del Toro. Brian Taylor lo dirige. Cazzo. Chris Randolph ha detto che Deadpool 3 hanno incontrato gli attori di vecchi film. Casualmente, ma uscirà sta cosa di Ian McKellen, il giorno dopo tutti i rumor possibili e immaginabili, ma io lo sapevo da prima, io lo sapevo di qua, io lo sapevo di là. Mo tutti sanno di che Ian McKellen in Deadpool 3, non lo sapeva nessuno. Comunque, piccolo sfogo. Sto leggendo Brian Taylor. Cazzo, Brian Taylor è il regista del primo? Aiuto. No, è Del Toro, no, il regista, no, del primo. Infatti no, perché qua dicono, non capisco. Forse del primo del reboot. Ah, no, è il regista di Ghost Rider Spirito di Vendetta e ha scritto la sceneggiatura di Jonah Hex. Sì, e Guillermo del Toro o il co-sceneggiatore di Jonah Hex, nonché regista. Allora, questo è buono. Porca puttana. Questo è buono perché Mike Mignola e Christopher Golden, ok, avranno i credits per la storia, quindi loro lavorano alla storia. Cioè, non è detto se contribuiranno anche alla sceneggiatura. E perché Mignola, vabbè, raga, Mignola ha fatto il Boy e Golden ha scritto altre opere che hanno espanso con l'universo supervisionale della Mignola. E, però il regista non è il massimo, però dietro ci sono loro, quindi potrebbe essere interessante. E Del Toro sarà occupato da DC. Ma c'è Del Toro che è una ciavale, più o meno a posto, sono triste adesso. È una vita che dice che vuole fare sto terzo, cioè lo dice più che altro, come si chiama? Arbor, no, non mi ricordo come si chiama il nome. Come? David. È Ron Perlman, mi sa, è quello che faceva. Ron Perlman è quello del primo e del secondo film. Arbor, oppure insieme sarebbero per l'Arbor. Vabbè, non ci avevo pensato, Ron Perlman e David Arbor. Vabbè, insomma, che aveva detto che ci avevano pronta la storia per il terzo capitolo mentalmente del fatto che il boy e la sua ragazza ci avrebbero avuto due figli e uno era tipo una sorta di demonio e uno invece era un angioletto, però quello cattivo era l'angioletto e quello buono era il demonio e uno doveva portare la distruzione, e si parlava di predestinazione, del fatto che il boy fosse anche lui predestinato a portare la fine del mondo e che quella fosse una cosa che avevano stabilito già dall'inizio. Io mi attacco al cazzo. E invece però... no, invece fanno è il boy che piscia fuoco. Comunque, grazie Dale per il 20° mese. Stasera state scambiando con l'abbonamento. Dai, è così. Grazie mille a tutti quanti coloro che l'hanno rinnovato e grazie per l'incessante fiducia. Grazie Niente, comunque no, volevo chiudere questa cosa dei fagli perché... Hai fatto un discorso bellissimo a cui volevo darti una risposta, non bella come la tua affermazione, ma potenzialmente interessante, ma mi sono dimenticato. Quindi, torniamo su quello che ha detto Feige. Un sacco di persone trovano divertenti i compiti a casa, che siamo noi ossessionati che analizziamo tutto quanto, come la continuità delle connessioni, ma si tratta di trovare un equilibrio e cercare di fare sempre entrambe le cose. Poi ho fatto l'esempio di Shulk, perché lui è fortemente intenzionato, dice l'unico modo, questo l'ha detto in un'altra intervista ancora, l'unico modo che hanno per arrivare a 80 anni di storia come lui sogna è quello di diversificare i progetti. Spoiler, non sempre ci sono riusciti. Vedi che hanno preso allora esempio da Ellie McBeal, come avevo detto. Lo hanno detto all'inizio, se non ricordo. Lui dice proprio l'idea di She-Hulk, che facciamo una commedia legale, e se Ellie McBeal fosse una supereroina, come facciamo una legal comedy con un personaggio in CGI incredibilmente costoso, e qua torniamo a prima, al centro di ogni episodio, e non potrei essere più felice del tono che Jessica Gao ha impostato per la serie. È un tono molto diverso da quello che hanno molti altri progetti ed è stato totalmente intenzionale. Penso che quando si realizzano 8 progetti l'anno, ripeto, questa cosa cambierà un po' in futuro, debbono essere tutti diversi tra di loro, devono tutti distinguersi ed essere diversi l'uno dall'altro. Poi aggiunge, è un po' come quando le persone vanno in fumetteria, ci sono i fumetti di Spider-Man, quelli degli Avengers e i titoli più importanti. E a volte capita di trovare un album, one-shot, una storia sperimentale di un artista o uno scrittore di cui sei fan. È questo che i fumetti hanno dominato per più di 80 anni e voglio che Marvel Studios durino altrettanto, se non per di più. Devo continuare a fare diversi tipi di cose, tutto deve piacere a tutti. Sarebbe bello? No. Rifamola. Tutto deve piacere a tutti? Sarebbe bello, ma penso che sia impossibile. Se cerchi di farlo, rischi di trovarti bloccato in una spirale di cose che diventeranno simili, noiose e ripetitive molto in fretta. Quello che ha detto Ivan, se tu cerchi di piacere a tutti quanti, a Ivan non c'è. Otto progetto. Chi è stato? Chi sei?
No, adesso ogni posto è venuto a 3K. Scusatemi, sono qui. C'è però lo stesso discorso, devo aprire i cani per farli uscire. Anna dice sempre che sarà un problema. I cani vanno al bagno tipo ogni 5 minuti, Cristo. Che buoni. Sicuro che sarà un prodotto da me, punti alti e punti bassissimi. Bassissimi, ti dico, sulla CGI. Magari forse qualche episodio che è molto banalotto, però io non so così critico sulla serie, anzi quella abbiamo sempre, a me piace, l'ho sempre difesa, cioè, sì, siamo sempre potuti alla fine. Però più che buona, certo, secondo me non è questa grande differenza rispetto agli altri prodotti che vuole far passare Feige, però comunque è godibile, alla fine è più che godibile. Feige essenzialmente vuole fare quello che... Raga, questa live di oggi, queste dichiarazioni di Feige sono il concretizzarsi di un percorso di live nostro in cui abbiamo sempre... Porco Giuda, sembra veramente che se l'è viste, cioè incredibile. Tutte le volte che ci siamo trovati a parlare, perché cioè, noi le abbiamo seguite praticamente puntata per puntata, tutte le volte che ci siamo trovati a parlare di queste cose abbiamo sempre parlato di questi aspetti che non ci andavano a genio, e sembra che abbia preso appunti mentre parlavamo, incredibile. Ha preso appugni. Lui ci sentiva che parlavamo, nel mentre prendeva appugni un po' di persone, così, tipo Kingpin che si allena in un dojo con tipo 300 artisti marziali. Vedi, qui Ivan, qua dice quello che dicevi tu prima. Se tu segui sempre lo stesso stile, ok, tutto deve piacere a tutti, sarebbe bello, ma penso che sia impossibile. Mm-hmm. Se cerchi di farlo ti trovi bloccato in una spirale, quindi se tu segui sempre, che infatti sei abbonato con Prime per gli scoop, se tu segui sempre lo stesso modello, c'è il rischio che proponi tutta roba uguale. Quindi loro l'idea di diversificare ce l'hanno. Il problema è che secondo me non ci sono riusciti tutti questi anni, soprattutto se pensa a un Mandalorian, che grazie Ivan che mi ha fatto questo esempio, perché... è onnipresente nei miei pensieri, Mandalorian è un western dall'inizio. Il luogo da cui prendono tutto quello che possono, ma lo replicano molto male. Questa cazzo di Mandalorian, cioè, è proprio ogni volta che devono creare la struttura per essere nuovo, prendono Mandalorian, lo copiano, ma non capiscono bene quello che devono fare. E quindi fanno del loro meglio, forse, non lo so. Che pensi se Luigi è Kevin Feige davvero? Porco Dio, aveva la maschera tipo Mission Impossible. Il Luigi dei tempi delle live col cappelletto. Io sono Kevin Feige e Serap. Serap e Kevin Feige. Kevin Feige vi fa seguire tutte le live perché ha paura di voi, piuttosto segue le vostre idee pur di non avervi contro. Madonna, ammazza. Io, però... guarda quanto sono minaccioso, in effetti, cioè, no, proprio io non capisco perché uno degli uomini più potenti di Hollywood potrebbe pensare: oh no, non voglio fare arrabbiare Ivan. Potrebbe sbraitare urlando tantissimo in casa sua e basta, cioè, ti do un pugno, è un pugno. Poi la faccia da matto, ecco. Non confermo, non smentisco. Kevin Feige adesso si è messo sotto le coperte dopo questa, ma oddio no, Ivan, ti prego. Insomma, lui l'idea, l'intenzione alla base, che si aggiunge un altro tassello a tutto ciò che abbiamo detto sul futuro di Marvel Studios, comunque se riescono a fare tutto ciò che si sono professati può essere molto interessante, può essere porco giù una ventata. Può tornare il prodotto Marvel a essere una ventata d'aria fresca? Perché l'unica critica che faccio, lo sapete, non è che muovo tante critiche, io ascolto in silenzio e controbatto se voglio, però l'unica critica... Giuda, ma sei un rapper, ma che cos'era questa dichiarazione? Io ascolto in silenzio e controbatto se voglio. Valerio Berardi, 2023. Esatto, troppo epico, il suo album me ne arrivo quest'estate. L'unica critica seria che faccio è che si è perso un po' quel sense of wonder dell'uscita di un prodotto Marvel. Il 2021 è stato fatale, cioè il 2021 era l'uscita a settimana. Per noi, regà, lavorativamente è stato un sogno, perché abbiamo... Non sanno da dove arrivo. Abbiamo fatto... Lui viene dalla strada, regà. Non ve lo fate, nemico. Dicevo, abbiamo fatto tanto traffico, tante discussioni, buoni soldi dalla pubblicità, però perdi quel sense of wonder che è porca paletta, mo esce un film Marvel, è tanto che non lo vedevo. E quindi, insomma, quella è l'unica cosa che si è persa, è che loro un po' vogliono ripristinarla, secondo me. Arriveranno, fermo restando il 2024 che sarà pieno zeppo dei film, perché c'è sta pure Spider-Man della Sony, c'è un sacco di roba, però torneranno a fare 3 uscite cinematografiche l'anno e 2 serie. Spider-Man 2024, dici?
No, 2025. No, 25. Ah. Detto, e comunque, 2025, Cristo santo, cioè abbiamo Spider-Man, potenzialmente Fantastici 4, potenzialmente Avengers. No, Avengers no. Avengers no. Sicuro, The Kang Dynasty, Fantastici 4. Kang Dynasty, Spider-Man, Fantastici 4, Superman, The Batman. Che cazzo d'altro vuoi? Cioè, due serie sicuramente per la DC, due serie per la Marvel. Cioè, una fumetteria. Ah, attenzione, attenzione, regà, siamo tutti d'accordo nel dire che Daredevil Born Again è sompa al 2025? Già nel rinviato delle riprese. Tutto. Potevo dirlo? Potevo dirlo quando rinviato delle riprese? Quello è l'anno di Ivan, l'ho detto. Cioè, quello è l'anno di Ivan, ragazzi. Cioè, tutti i miei supereroi preferiti. L'anno di Ivan. Sì. Cioè, i miei quattro supereroi preferiti. Oddio, Blue Beetle esce quest'anno. Blue Beetle esce quest'anno. Sì, perché se no sarebbe tipo la mia top 5 dei supereroi, perché la mia top 5 è l'Uomo Ragno, Batman, Superman, Daredevil, Blue Beetle. Cioè, però quattro di questi usciranno nello stesso anno, 2025. I miei 26 anni, ragazzi, sono veri. Aggiungono un mese al calendario e febbraio dei 31 giorni per la prima volta. Non farci altri prodotti. No, comunque... fosse una notizia concreta. Ma che potere pensi abbia Kevin Feige che addirittura modifica il calendario mondiale? Ma che ne so? Perché si scopre che è perché loro hanno prenotato una data e non possono più spostarla. Sai, loro dice, c'ho sto stagista rincoglionito che mi ha messo 31 febbraio, come famo? Non vediamo, regà, 31 febbraio esiste, da oggi questo è l'anno che esiste. Non so se mi piace pensare che è tipo 25, 26, 27, 28 febbraio, 31. 29 se bisestile e poi 31, sì, e 31. 30 no. Sì, perché non vogliamo esagerare, comunque vogliamo mantenere un certo livello di eleganza, non prenderci troppo gli spazi, certo. Giustamente. È bisestile quest'anno. Ma io non so manco che significa, io devo parlare del cioè, ti rendi conto di quanto è ridicola sta Valerio che prova a fare un discorso serio sulle dichiarazioni e poi io è bisestile quest'anno. Non so manco che significa. Alessio mi ha detto, non lo so. Forse vi do una piccola anteprima, mi ha detto vai in bozze su Comics Universe che c'è un articolo molto importante, ma apro il titolo, si chiama Lilly. Meraviglia? Non lo so. Ah, che meraviglia è Marvel. Evangeli Lilly ha scazzato con Peyton Reed. Mi sa. Ho avuto conversazioni dirette con loro che io stesso ho istigato e hanno sempre detto non sono affarina, perché lei si è molto impegnata a livello sociale e politico. E però Marvel Studios non gli hanno rotto le palle. No, ok, non c'è stato niente non l'ho letto tutto, pensavo avessero litigato. Invece no, ho detto che sono stati molto rispettosi. Ah, è questo. Purtroppo! No. È questo l'articolo di... importante, sai che cazzo deve aspettare. Vabbè, ci può stare. No, magari dopo io non ho letto. Era tipo un articolo della DC. Alessio è impazzito, ha fatto un articolo su Superman Legacy. Pensavo una cosa assurda in questa maniera. Sì, ogni serie comunque c'ha elementi positivi, tipo le cosce di Khonshu. Ilaria, in chiusura andiamo su Reddit, ma andiamo un po' veloce, ci abbiamo un sacco di... d'argomenti. Luca chiede, ancora quanti? Botto, possiamo andare avanti tutta la notte. Luca chiede perché non abbiamo visto niente di The Marvels. Bella domanda. Sicuramente lo promuoveranno con Guardiani della Galassia, perché regà, sono tutti progetti che escono a ridosso quasi, perché abbiamo febbraio Ant-Man è arrivato, poi c'è Guardiani della Galassia a maggio, a luglio The Marvels e poi non c'è niente fino al 2024. E che, oddio, qual è il primo progetto Marvel Studios 24? La live spoiler su Quantumania, lunedì sera 22. Primo progetto del 2024 Marvel Studios è Capitan America New World Order a maggio, direttamente, non c'è niente a febbraio. Quindi mi sa che c'è un vuoto di un anno di film addirittura, se sono presi. Gli serviva, poracci, cioè, si vede proprio che stanno con le pezze. Hanno tre film a ridosso, questo è il motivo per cui non hanno promosso The Marvels, perché sennò rubano spazio a qualcos'altro. E poi c'è un anno di pausa,
È anche strano. Io Marvel Studios c'ho un po' di astio, ma gli voglio bene, capito? Voglio che facciano dei bei film, perché io voglio fruire di bei film. Quindi si prendano tutto il cazzo di periodo che vogliono. Voglio vedere roba bella, voglio vedere roba fatta di corsa. C'è il muerto. Ah beh, allora. E allora proprio non vedo l'ora di saltare, beccarmi un febbrone enorme per quell'anteprima stampa. Oh! Me ne esco in balcone nudo dopo essermi fatto una doccia senza asciugarmi, urlando fortissimo per tipo un'ora. Urlando! Perché così viene mal di gola. E esatto, pare, anche perché è scenico così. Tipo VDB per vendetta. Dio è nella pioggia, però senza le ustioni. Il muerto scelgo Sciostino. Nicola, un'altra cosa interessante, smetteranno di fare il asciutto all'ultimo minuto? In teoria sì, perché loro vogliono dare più tempo alla post-produzione. Questo è il giovedì sera. Come fai a saperlo? Forse mi hai visto in balcone di giovedì. Aspetta, rispondo a Nicola, perché dicevo, loro vogliono estendere la durata della post-produzione, okay? Quindi vogliono dare più tempo una volta completate le riprese per... Ovviamente dopo tutti i problemi che ci sono stati con gli addetti alla CGI per sistemare un po' la situazione e dargli più tempo. Questo ovviamente la post-produzione sono anche i reshoot, quindi non faranno reshoot un mese prima, due mesi prima, una settimana prima come nel caso di Quantumania che l'hanno fatto letteralmente due settimane fa, ma li faranno con una programmazione un po' più attenta, ok, un po' più che conceda il tempo per chi ci lavora effettivamente su questi progetti di lavorare senza ammazzarsi, mettiamola così. Di conseguenza sì, Nicola, ti direi nel loro mondo ideale, nella nuova pianificazione, loro vogliono evitare di fare il shoot all'ultimo minuto, come vogliono evitare di un mese prima dell'uscita di andare dagli addetti di VFX e dirgli cambiare minuto quanto il finale, come è stato tutto Ragnarok. Sulla carta, ahia, c'hanno un sacco di idee fighe. E rispondo un'altra cosa, Secret Invasion, adesso si parla fine maggio, regà, fine maggio, quindi esce dopo Guardiani della Galassia, e a questo punto se Ironheart è slittata, doveva uscire in autunno, se è slittata al prossimo anno senza problemi Loki secondo me in autunno, se prendono un bel gap, un bel periodo di tempo, così Loki va a fare l'unica uscita di Marvel Studios praticamente da qua fino al 2024, fino a inizio 2024, quindi secondo me Loki slitta all'autunno e Secret invece esce a maggio. Daredevil invece terza stagione, sono 18 episodi, no terza stagione, quarta stagione / revival. La nuova stagione di Daredevil su Disney Plus 2025. Sicuramente, perché comunque ci girano adesso dal 2023. Sì, 18 episodi girano un anno, metti che comunque è pronta per novembre, se prendono un anno per de post produzione, ok, e la fanno uscire magari metà 2025, così hanno un anno e mezzo per sistemarla. Loki era luglio-agosto in teoria, però considera adesso hanno rinviato Ironheart, c'è uno slot tutto l'autunno che è vuoto. O piazzano Star Wars, qualcosa di Star Wars, oppure secondo me Loki potrebbero metterla tranquillamente, sempre per questa intenzione di lavorarci di più, senza fretta, anche perché Loki, regà, sarà una serie completamente piena di effetti speciali, quindi non senza fare le cose di fretta, magari se prendono 2-3 mesi in più, penso siano utili, perché fa effetti speciali, non lo so. Però insomma, per Anna, Daredevil è meglio 2025, fatta bene, ok che girano a New York e girano per strada, quindi non ci saranno un triliardo di effetti speciali, però sono 18 episodi, è un botto, meglio aspettare qualche mese in più, però avere una serie fatta bene che avercela frettolosa. Sì, capito, cioè io anch'io preferirei avere più roba possibile, però è meglio avere roba fatta bene che averne tanta, cioè meglio... È scontato da dire, la qualità e la quantità, insomma, è quello là il discorso alla fine. Sì. Hanno fatto pure il reshoot da poco. E Loki, la prima è uscita fine giugno, metà giugno. La prima stagione Loki è uscita a metà giugno, che è quella che ha inaugurato l'uscita il mercoledì. Che era il mercoledì, sono noi venerdì che hanno fatto. Poi l'hanno risposta da mercoledì. Sì, me lo ricordo, okay. Lo cambiarono. Ivan? Sì? Leggi. Dimmi, Ivan, hai mai danzato con il diavolo nel pallido plenilunio? Sì, pioveva pure. L'ho fatto per non andare a vedere. Ivan è fuori a prendere la pioggia senza capelli e con un tizio vestito da B che lo osserva. E il tizio vestito da B è Youssef. Tutto torna. Chi si sente? Io... Ivan, per tua informazione, l'anno prossimo è bisestile, ogni 4 anni. Ah, figo, ok. A me è sempre interessato la cosa degli anni bisestili. Chissà perché poi lo fa.
fanno. Comunque, Sara, ho usato un filtro di Instagram, ti ho mandato adesso una foto per rappresentare la tua situazione. Non so se poi vuoi farlo vedere live, però sono degli stecchini. sono degli stecchini che tengono... che le Madonna, così... No! No! Uno spoiler! No! Madonna santa, tu sei nato furbo, proprio sei un furbo micidiale, incredibile. Era uno spoiler. Potevi abbassare la luminosità. Stavo per fare uno spoiler di un prossimo contenuto a cui stiamo lavorando, ma era una bozza non definitiva, quindi non potevo ancora... Sì, era una scena di No Way Home. Mazza, regà, era una scena di No Way Home, siete dei falchi incredibili, Luca, i miei complimenti. Se avete riconosciuto anche la voce, vincerete un premio. Il premio è questa foto in 4K. Ecco, cioè Sara con gli stecchini che le tengono gli occhi aperti. Ho trovato sto filtro. Madonna, potevi vedere un secondo di meno, Cristo? Cioè, proprio... Tac, tac. Mi raccomando, però. Tu pensi che siano finiti? Come Kevin Feige si allaccia le scarpe per...